Salve, inizia il video del briefing online relativo alla tappa del campionato italiano di footgolf. Gara che si disputerà sabato 7 agosto e domenica 8 agosto al Terre dei Consoli Golf Club di Monterosi, provincia di Viterbo. Il campo è un 18 buche, par 69 di 2345 metri. Le partenze avanzate saranno posizionate alla buca 1, alla buca 4, alla buca 11 e alla buca 14. Il best approach sarà posizionato alla buca 13. Guardiamo buca per buca il percorso. Buca 1. La buca 1 c'è la nuova partenza che è posizionata al di là del fossato, quindi è un leggero dogleg destro con il fossato da scavalcare in partenza, mentre l'arrivo è posizionato nella consueta posizione poco prima di questo bunker. Qui c'è la partenza avanzata. Buca 2 è la classica buca, un leggero dogleg sinistro. Questa è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti. La buca 3 è stata modificata la partenza. La partenza ora è situata vicino all'alberino posizionato poco dopo il green del golf sul lato destro. Quindi partenza dall'alto, l'arrivo è in leggera discesa poco prima del laghetto. Anche la buca 4 è rimasta invariata. Si parte dall'ultimo tee del golf, è un leggero dogleg sinistro con l'arrivo vicino al bunker. Anche qui c'è la partenza avanzata. La buca 5, anche questa è rimasta invariata. È il dogleg destro con il bunker in partenza da aggirare o da saltare. Buca 6, siamo tornati alla vecchia tipologia di questa buca, quindi con la partenza dal basso, il par 3 a salire con i due bunker da saltare. La buca 7 è il dogleg destro con partenza dal tee del golf con o il laghetto da saltare oppure da aggirare. Buca 8. La buca 8 è una nuova buca, non si arriva più in questa zona dove c'era la vecchia buca che era posizionata sul dosso, bensì si arriva dopo il green del golf nella zona appena fuori dal green. Quindi è un dogleg destro abbastanza pronunciato con tutto il laghetto, quindi da aggirare. La buca 9 è rimasta invariata rispetto agli altri anni, posizionata leggermente a sinistra rispetto al green del golf. Anche la buca 10 è rimasta invariata, quindi si parte in fondo dal fondo del tee e si arriva poco prima del bunker. Sul lato sinistro ovviamente c'è il fossato con tutti i paletti rossi. Buca 11. La buca 11 è rimasta invariata rispetto agli altri anni. Una raccomandazione sul lato destro, dove vedete i segnati paletti bianchi, ci sarà disegnato tutto lo spray bianco in terra che farà da fuori limite. Anche qui c'è la partenza avanzata. Buca 12, anche questa è rimasta invariata. Si parte dal lato sinistro del campo e si arriva in leggera discesa in dogleg sul lato destro del fairway, poco dopo i bunker. Anche qui
prosegue il discorso del fuori limite delimitato tramite spray bianco disegnato in terra. Arriviamo alla buca 13. La buca 13 è la buca del best approach. Partenza dall'alto dietro l'albero e arrivo in discesa poco dopo il green del golf. Attenzione perché dietro ci sono i paletti bianchi. Buca 14 è la classica buca con partenza dal fondo del tee e arrivo sul fairway a destra poco prima del bunker. Anche qui c'è la partenza avanzata. La buca 15 è la vecchia buca 18 degli anni passati, con l'arrivo sul in alto a sinistra. Buca 16 è rimasta invariata dall'anno passato, è il par 3 in leggera salita con i bunker da sa saltare o a girare. Buca 17. La buca 17 è stata leggermente variata rispetto agli altri anni. La partenza non è più sul lato sinistro vicino al fossato, ma è più spostata sulla destra, posizionata vicino all'albero. E quindi il dogleg sinistro adesso è leggermente meno pronunciato. Attenzione ai paletti bianchi che la dividono dalla buca 18. Paletti bianchi che sono sul lato destro della traiettoria. Infine la buca 18. La buca 18, la partenza è stata posizionata dietro i bunker, dietro il bunker. Quindi c'è il bunker da scavalcare in partenza. L'arrivo è sempre posizionato lì. Sono stati aggiunti i paletti bianchi dietro la buca, quindi attenzione con il secondo colpo a non forzare troppo per non cadere nel fuorilimite.